www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete. Assessore Sorce, l'attenzione per Occhiano di San Giovanni c'è? Niente, sicuramente da parte dell'amministrazione questa attenzione era in programma, anche se volevamo fare di più, però in questo momento non è stato possibile. Gli unici interventi che in questa fase siamo riusciti a fare è la sostituzione di qualche palo che era veramente pericoloso per l'incolumità pubblica delle persone. Mi riferisco al palo che c'era qua all'angolo della chiesa, l'abbiamo sostituito con questo lampioncino artistico, poi è stato tolto l'altro palo che era pure pericoloso e prossimamente toglieremo quei due che sono là, che sono pure pericolose, e li sostituiremo con altri lampioncini di questi artistici che insomma si adattano bene al centro storico. In più avevamo qua due panchine in ferro ed una che era completamente distrutta, che era vandalizzata, che si trovava all'angolo, e l'abbiamo sostituita con quelle tre panchine che si vedono praticamente vicino in prossimità dell'ingresso della chiesa. Poi successivamente speriamo di farcela, di trovare le risorse per poter sistemare in maniera definitiva questo piazzale, che in effetti è in pessime condizioni, e quindi ci impegneremo per cercare di fare qualche cosa. In questo momento non è stato possibile a causa insomma della situazione finanziaria del comune per poter fare un intervento di questo genere, perché se bisogna intervenire in questo, se si deve intervenire in questo piazzale, è giusto farlo in modo opportuno e quindi smantellare il tutto e farlo in maniera dignitosa, perché sennò si rischia, se si fa un intervento tampone si rischia anche di peggiorare la situazione, quindi c'è da rifarlo tutto, smontarlo e rimontarlo, e quindi capisce lei benissimo che insomma ci vogliono un po' di soldi, non tantissimo, però qualche decina di migliaia di euro ci vogliono sicuramente. In questi giorni Occhiano di San Giovanni ha pullulato di bambini, di giovani, di gente adulti con questi giochi in piazza, ecco, delle serate che le hanno definite fantastiche, hanno movimentato il quartiere di San Giovanni. Lei cosa può dire? Io sono contento per quello che si è riuscito a fare, che sono riuscito a fare, diciamo, tutte le persone che a vario titolo hanno lavorato per queste iniziative, mi riferisco a Padre Ignazio, il comitato, ma anche i volontari del quartiere, perché venendo qua in questi giorni, mentre gli operai svolgevano questi lavori, ho visto che c'era veramente tanto impegno, tanta passione, tanto amore per questo quartiere da parte dei residenti, quindi sono contento di quello che sono riusciti a fare, è veramente un'iniziativa ammirevole e che merita di essere attenzionata. Tra l'altro non era, credo se non sbaglio, che è la prima volta che per quanto riguarda la festa di San Calogero le celebrazioni, la festività viene praticamente, riesce a coprire tutta la settimana, quindi hanno dato attenzione alla degustazione dei prodotti tipici, ma anche hanno organizzato delle attività ricreative, sportive, e ho visto che tantissima persona praticamente ha frequentato in questi giorni questo quartiere, che credo che sia un'iniziativa da imitare da parte di altri quartieri, soprattutto del centro storico, perché solo in questo modo, con queste iniziative, si può valorizzare il centro storico e far sì che la gente viva in modo diciamo serena e sicuramente con tantissimo piacere la vita che c'è in questi quartieri tipici del nostro centro storico. Quindi un plauso a tutte le persone che sono impegnate, non faccio altri nomi perché rischio di dimenticare qualcuno, però i complimenti a nome mio e dell'amministrazione che rappresento. www.castelloincantato.it. La notizia. Corre in rete.